Questo video è sponsorizzato da NordVPN. Innanzitutto diamo il benvenuto alle vecchie guardie, a una vecchia guardia che era tanto che non ci faceva visita. Bene, si mi tilto anche la voce. Ciao Tizio, come stai? Buonasera, Tizio. Tutto ciao. Bene, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Lorenzo Serafini. Io non ti rispondo se mi dici c'è un posto, perché se un dio niente a nessuno, cioè, è libera, cioè venite dentro. Vabbè, ma io comunque per cortesia chiedo sempre. No, ma non devi. Allora, sì, però c'è una sorpresa oggi, era. Perché sì, ora Poli va bene, nonostante seguisse la YouTube dei vecchi tempi come pubblico, non era un creator di quei tempi, però Tizio sì, e quindi è giusto chiamare all'appello due persone che hanno fatto parte di quella vecchia YouTube, e soprattutto una persona faceva parte di un collettivo che ha avuto a che fare con me strettamente. No, non ancora quello che state... Ah già, a proposito, mi sono scordato di passargli il link, mamma mia, questa è una cosa che non andava bene. Questa è colpa di Obiazzi ancora. No, questa è colpa proprio mia. Diamo il benvenuto a Simone Fancazzista, Simone Rosini e Rob Forchetta. Ciao, eccoci ragazzi. Ciao. Scusate, ma veramente ciao ragazzi. Problemi di OBS, presentazione, l'occhiale del riso, si fa notte qui, veramente diventa... Guarda Dario, vai tranquillo perché è la maledizione del mio canale. Ogni volta che dobbiamo andare in live o fare qualcosa c'è sempre un problema tecnico, quindi... L'audio soprattutto, ragazzi. Madonna, che palle. Comunque, come state ragazzi? Benvenuti, Benvenuti. Tutto bene. Bene, sopravvissuti a questa settimana... Perché notate che abbiamo tutti gli occhiali quasi in questa live, tranne uno. Siamo tutti occhiali. Riso, però c'ho l'occhiaia, quindi abbiamo fatto giusto. Compensa. Giusto, giustissimo, ragazzi. Perché è stata una settimana difficile? Ma in realtà, da più o meno da giugno sono tutte settimane difficili. Soprattutto a causa del Games Week, che non so se tu ne sei uscito inerme. Ma io ho avuto una settimana di stop con febbre alta, sì, quindi ho fatto una strage. Tutto il mio lavoro praticamente si è accavallato, adesso ogni giorno devo trottare come un mulo. No, io non ho subito molto quella roba lì. Infatti Poli mi ha fatto tipo un'invettiva in live perché sono stato l'unico a sopravvivere. So come cazzo sia possibile. Bronchito, di febbre 5 giorni. Una strage è stata la Games Week, raga. Una strage. Porca. Ma io sono stato male, tra l'altro, con Poli sono stato a contatto strettissimo, con Nanni uguale, perché me lo sono ritrovato in macchina e ho detto: ora, ciao ragazzi, ciao, stupendo. Ciao amore mio. Ma scusa, allora faccio subito una domanda chiave. Ma voi da quando eravate ragazzini avete notato un crollo della vostra salute? Oppure sono leggende quelle che quando arrivo, oh basta con questa roba, che mi si... non dico a voi. Oppure a 30 anni effettivamente si invecchia anche da quel punto di vista, cioè le difese immunitarie si abbassano, ci si ammala di più, eccetera. Non so, io sto di merda, nel senso che io faccio Dario, puoi rinominare questo pub il pub del sanatorio, per favore? Il pub dei vecchi, messi tutti così. Io sono giovane, che cazzo volete? Ho giovane 7 anni. Tu sei giovane. Vabbè, poi a parte ne dimostri 64 perché... Ma che cazzo dici? No. Allora, te sei come... sei un vecchio, sei proprio un genitore. Sei in paranoia per gli orari, le date. Poi tutte le date precisine, se non rispetti uno fai tipo sei donna, ti metti una pistola in bocca e ti spari. Cioè, veramente una cosa... No, il concilio delle ombre, fai parte di una... Ma che cazzo vuoi il concilio delle ombre? Hai fatto la sala dei teletrasporti, ma che cazzo è una citazione a Dragon Ball, posta rispetto invece di Kingdom Hearts di merda. È partito il casino, 10 minuti di pub, lui può fare l'uomo mascherato che va nel presente. È una citazione a 20th Century Boys, capolavori, te citi in Kingdom Hearts con le spadine a forma di chiave e la gente vive nel cuore perché sono palesemente omosessuali, lo dicano, siamo omosessuali, almeno finisce questa cazzo di saga, pumpatevi il cazzo e finisce di no, 45 giochi, 8 console per una storia omoerotica. È iniziata bene, raga, è benissimo. Non c'è nulla di male, però almeno lo dicessero. No, io chiamo un doppiatore a cazzo, ma perché chiamo di male? Non c'è niente di rispetto, niente. E poi, allora, a proposito di, possiamo dire, cariatidi di YouTube, persone che hanno fatto la storia di questa piattaforma e chissà, anche gli omosessuali, Johnny Crick. Allora Dario, dimmi. Ascolta solo un attimo,
come io sono una cariatide, come faccio a mettere questa finestra in modo tale che non si legga quel link? No. Eccoci qua. Fai cattura. Pronto. Fare cattura. Ormai sono tardi però, o no? Ma come faccio a tagliarlo se sto in diretta io? Tieni cos'è? Alto? Alt. Di tenere premuto alt e ritagliarla come vuoi. Ma quando viene questo è molto grave. Vabbè, comunque non avete risposto. Partiamo da Rob, dai. Rob e Simo, voi vi sentite invecchiati con le malattie? Vi sentite meno prestanti? No? Vai te, perché io ho una visione originale. Io non dai 30, in realtà dal Covid. Cioè, a me il Covid mi ha fatto proprio... Forse più la morte di Arambe. Io me l'ho dimenticato. Arambe, poi. Guarda che dopo Arambe è andato tutto a puttare, ragazzi. Cioè, palese. Sì, sì. Però vabbè, no, io invece, ragazzi, io vengo dal Ghero, cioè l'umidità al 100% ovunque, quindi da quando sono a Milano sto meglio in realtà. Cioè, sono sincero, perché cazzo, dal Ghero stavo di merda, nemmeno i climatizzatori, qua il riscaldamento centralizzato è proprio magia nera per è me. È vero, tanto, vero. Milano funziona. Va bene così, ragazzi, sto meglio assolutamente. Minchia, Arambe, sì. Mi è venuta a mente una cosa che Arambe, mentre tutti memavano in quel periodo lì, mi ricorda ancora Zoo Sparkle che non ha arretrato di un passo e ha fatto un video serissimo di un quarto d'ora per spiegare perché la morte di Arambe era una perdita incredibile. Ha fatto tutta una disamina, una monografia su Gorilla. No, questa me la son persa. Sì, Willy, veramente mio padre senza senso. Ce l'hai fatto te, Johnny? Sì, ti giuro. Ma sai, lui non ha arretrato. Vabbè, è tipo Noè, Willy. Ma dopo Arambe davvero, ragazzi, cioè, guarda che io lo dico. Vive nei sondaggi aperti, comunque, ricordiamo. Vero. Arambe è stato uno dei fenomeni. Ma poi mi ricordo quelle immagini con tutti i morti di quell'anno, non so se vi ricordate. Più Arambe, sì, in paradiso. Stupendo, raga. Anche agli Oscar l'hanno messo, sai, quando fanno la Hall of Fame di quelli che mancano, c'era Arambe. E quello è considerabile un meme, eccolo lì. No, non è proprio Arambe, cos'è quello? È Winston, sì che è Arambe. Ah, quindi di cosa? Si chiama Overwatch. Among Us, sì. Among Us, esatto. Soffice, sì, è il gioco preferito di tizio qualunque, tra l'altro, Overwatch, ricordiamo. Sì, guarda, il 2 mi sta piacendo tantissimo. Ma dopo quanto l'hai droppato? 2 minuti? 3 minuti? 10 minuti. Immaginavo. Però ecco, Arambe è considerato un meme di quelli rivoluzionari, no? Che ha settato proprio degli standard per quello che è venuto dopo. Voi ci sono dei meme che utilizzate ancora oggi del passato senza vergogna? Per forza. No, vabbè, quello non è tanto il film. E fuori te non fai testo perché sei il peggiore fanboy e io spero che prima o poi qualcuno ti uccida. Però a parte questo... Dario, Zebone, Zebone. Qua, in questa casa, Dario, Zeb 89 è tipo una religione. Noi abbiamo anche addirittura il tappeto, quello d'ingresso, lo zerbino, che è lo zebbino con la faccia di Zeb 89. Ma dove l'avete trovato? L'abbiamo fatto fare appositamente da internet. Regala emozioni. Posso dire una cosa? Dimmi, Jonis. Guarda, Rob e Simo, intanto piacere a tutti, vi seguo. Ciao. Però Rob e Simo, io ti sono assolutamente vicino in questo, perché per me Zeb è religione, lo seguo da una vita. Però mi è successo un fatto che devo assolutamente... Dai, ora si aprono i vasi di Pandora, così uno dopo l'altro. Beh, quello tutti penso qua dentro, siamo bannati sul canale di Zeb. No, io no. Sono entrato una volta... Io ho scritto Zeb in inglese. You are number one. I'm following you since the beginning. Insomma, classica roba. Mi ha mandato lo strike, Zeb, ragazzi. Come lo strike? E l'ha mandato così. Fammi capire questa cosa, Johnny. Cioè, te lo stavi streamando mentre hai fatto questo o no? Sì, ma l'avevo messo in pausa. L'ho messo in pausa. Sì, lo so. Ma lo so, vabbè, ma ovvio, nessuno fa mai niente da quel punto di vista. Però lui sì, quindi bisogna stare attenti. Ma guarda, questa roba, tipo il banner dello strike che ti è arrivato, dovresti stamparlo in argento e attaccarlo. Carlo al muro, sì, a posto del play button di YouTube. Stampare l'ho stampato, ma quando ho aperto la dashboard e ho letto Kenneth, ragazzi, già lo sapevo. Vabbè, vedrai, Kenneth ce n'è uno solo. Io quando mi arrivò il suo dissing, quando ancora faceva le live in italiano, mi disse: hai presente il cestino, madonna, la mail è proprio buttata dentro. Cioè, io ero lì che mi facevo le seghe. Che bello. Un momento di fanboismo totale. Io c'ho lo stamp
perché praticamente una sera in goliardia io, l'innominabile e Masseo abbiamo fatto tutti e tre la sub a Zeb. Ci sono ancora gli stamp sul mio gruppo Telegram, c'è il comando, esatto, cioè, di lui con la faccia così con scritto sopra il Masseo già subscribed. Sì, allora però mi ricordo quello di Nanni è il più bello perché c'è scritto Nanni Twitch sei abbonato e c'è, giuro, la faccia di Zeb è questa con sopra la fronte scritto Nanni Twitch, una cosa bellissima. Ovviamente mentre gioca a DBD pesante, no, proprio. No, lì stava facendo just chatting. Stava parlando. Poi noi abbiamo avuto l'onore di farci due spari, come dice lui, a Ultimate Arena. L'ho visto il video. Visto. E io l'hai ho ammazzato Zeb, è stato ammazzato Zeb. Sì, che onore. Esperienza per forza. Sì, che è un buon nastro. La saga dello Zephyr anche, cioè. Bello. Quella io non ce l'ho fatta. Ma guarda quella cinghina, manna. Sì, ma io sono andato a cercarlo quello Zephyr, l'avevo comprato. Fa niente, madonna. E vabbè, c'è Roberto che sa fare Zeb 89 meglio di Zeb 89. Cazzo, guarda Dario, ho ribeccato i video quando abbiamo fatto il raduno lì a Milano. Eravamo non so che cazzo di parco, che c'eravamo io e te in mezzo alla gente a fare, sì, ricordo. E lì era il periodo proprio brutto, dove proprio 2014 o 15 era una roba del genere. Ero sotto pesante. Vedi, guarda Andros quanto è fanboy. No, perché Zephyr. Sì, perché ha fatto scuola, perché quando sono dovuto andare a prendere un decoder per una vecchia TV c'erano 30 marche, io non mi sono neanche posto Zephyr. Il problema perché ho visto Zephyr e l'ho preso, capito? Perché e ti dico di più, vado a prendere lo Zerbino adesso. Vai. Oh, no, Claudio. Bella Claudio. Questo è brutto quando tu arrivi e tipo la gente si sta divertendo un botto parlando. Non ti avevo visto, non ti avevo visto. No, ma io sono entrato nel pub. Oh ragazzi, voi stai ridendo, io ovviamente sono fuori luogo perché non vi seguivo. Buonasera a tutte le persone. Ciao. Claudio, non dite a Claudio di cosa stavamo parlando. Non dite a Claudio di cosa stavamo parlando perché adesso glielo facciamo vedere. Claudio, marcio a merda, però oh che bello che cazzo è lo Zeppino. Aspetta che lo Zeppino, ecco. Che bellissimo, sai che forse mi aspettavo un sacco di cose ma non mi aspettavo questo poi tutto pieno di merda sulla schiena di un maiale, madonna ragazzi. Denuncia. Aspetta, che storia è collegata a questo Zeppino? Stavamo parlando di Zeb, no, cioè dove l'hai preso, cioè dove si prende, l'hanno stampato loro, lo crafti Claudio, non c'era da nessuna parte, no. Io lo volevo, ero un cliente abituale nello shoppino, ovviamente con la carta dello zio Peppe di Zeb 89, gli outfit di là, alla fine non lo trovavo perché avevo avuto questa idea, ma è possibile che nessuno l'ha fatto? Ma ragazzi, scusa, mi sono preso il colera io, volevo lo zebbino, non c'era, e quindi siamo andati a cercare un sito internet dove potevi craftarti gli zebbini, e qui l'abbiamo fatto noi. No, comunque ora devi aspettare anche te lo strike, Dario, arriva. No, ma lo strike è stato questo. Dario, come funziona il tuo rapporto con Zeb? Io sai che forse mi sono perso dei pezzi. Cioè, no, nessuno ha un rapporto con Zeb della e questo è anche una fortuna, se vogliamo. No, io sì, però... invece. Sì? Perché... io ci avevo parlato tempo addietro. Perché tempo addietro stato... cosa vuol dire però, attenzione. Quando avevamo il canale gaming Yekaim. Tempo addietro a 100 anni fa. Vabbè, è successo l'altro ieri, sono anziano per forza. Morte 12 piattaforme. Quando c'erano le stelle su YouTube. Su facevi le live. Per me era una roba dell'altro ieri sta cosa qua. Cioè, scusami però, fammi capire, che cosa, cioè l'ultima conversazione, l'ultima frase che ti ricordi di Zeb 89? Che aveva problemi con Tim. Molto comune, diciamo. E il bello che io stavo andando a comunicargli che lui ci aveva dissato, ce l'avevano tutti con lui, però sì, ma ci ha rotto i coglioni. Sì, quando mi dissò su Metaslug, mi ricordo. Sì, esatto. E io andai lì a parlargli, ma che cacchio c'è? Dica. Tizio, ma questa cosa è anche piuttosto recente, perché se mi dici che aveva dei problemi con Tim vuol dire che aveva il cellulare. Sì, assolutamente. Cioè, no, sappiamo che Zeb era contrario al cellulare. Noi non so fino al 2018. Vabbè, io non... Come era contrario al cellulare? Sono d'accordo con lui. Comunque quel periodo era il periodo dove sparava a 360 gradi. Mi ricordo dei signori Disco e di Discord, dei signori Dissing, che però hanno generato il miglior soprannome mai dato a un creator, secondo me, nella storia proprio. Vai, cioè, vai. Te lo sai, Nanni, perché ne abbiamo parlato più volte, è Boban Penzoloff. Secondo me...
meglio di Vello, meglio di Vello. Però c'era un contesto, oppure ce lo prendiamo così e basta? No, perché lui diceva sempre Penzola, che è la merda, che Penzola dal culo. Penzola, Boba Penzola. Sì, 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 era questo. Collegato. Che tra l'altro alla Menor che Swick ha glissato facendo finta di non ricordarsi. Non lo sapeva palesemente. No, ma sì, non lo sapeva, la prima volta che lo sento dire. E poi due frasi dopo, sì, me lo spammano diverse volte sotto i video, ancora oggi. Come ha fatto a dimenticarlo, a ricordarlo in due minuti? Cioè, vabbè. Però scusate, io faccio qualche domanda, poi magari cambiamo argomento. Dov'è adesso Zeb 89? A Malta. Malta. A Malta. È qua, Zeb 89. È qua. E che cosa fa? Precursore anche in questo, comunque. Esatto, ragazzi. Precursore anche in questo. Cioè, è andato prima degli altri che sono, esatto, adesso a Malta, sì. Portogallo. Esatto. Perché è il caldo che t'attira, no, a Malta. No, c'è anche la Svizzera, dove c'è un po' più di freddo. Tra l'altro, bellissima nuova finanziaria che ancora agevola gli evasori. Ragazzi, mi raccomando, andiamo avanti così. Ma tu lo sai oggi che hanno proposto? Hai letto proprio l'ultimissimo? Sì, 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 sono informatissimo. I bancomat dentro i locali, cioè sì, sì. Ho un problema, le persone vogliono pagare col POS e però devo capire come aiutare l'evasione fiscale. Perfetto, ci metto gli ATM dentro ai bar, quindi io che vado a prendere il caffè devo slot pagare machine e ATM. Devo pagare io la commissione del POS, cioè del sì, sì. Bancomat, perché il barista non muove, fa pagare, tra l'altro quel che è sotto 10 euro. Io so già che mi arriva la proposta in barberia, tra l'altro. Impossibile mette, fare degli accordi con le banche, andare a smantellare vecchie storie. No, bisogna. Dario, allora, a meno che tu non sia proprio un rimbambito, adesso tutti i contratti che ti fanno per il POS sono proprio briciole che ti chiedono sulla singola, cioè lo 0,5, ma proprio c'è la gente che piange miseria per uno 0,5. Ora, io capisco la tassa sul caffè, lo posso capire sul cornetto, perché anche te, ma non c'è nella maggior parte, Dario. Sì, sotto una certa cifra non c'è stato, esatto. Comunque, io approfitterei di questo momento, perché in realtà c'è Johnny Crick, c'è Claudio, c'è Rob Forchetta, Tizio, Simo. Cioè, io ora prendo Poli come esempio, perché Poli è il fan di tutti, no? Purtroppo ha dei problemi. No, è proprio un... Cioè, come lavoro tu fai, sì, questo. Sì, sì, per colpa nostra è nato tutto quello che fa, quindi il Poli Quiz Show, le ranze un Pokémon, è colpa nostra. Un sacco di contenuti. Io odio Poli. Ma vaffanculo, che mi hai pregato in ginocchio, aspetta, coglione, per venire a giocare i Pokémon. Vai parlare. No, allora, ieri poi io sono entrato. Io no, non difenderlo, perché io ieri. Che cazzo sta succedendo? Ora poi se ne parla. Poi ginocchio. Io ieri Nanni sono entrato 10 minuti a vedere la cazzata del Fanta Pokémon di merda. E c'erano 40.000 persone, 3 persone che intrattenevano, le altre mute, così. E c'era Nanni poverino che era cringiato così, e c'era Poli che voleva fare i Jerry Scotti dei Pokémon e indicava le faccette Pokémon. Attenzione, abbiamo Persian, abbiamo Diglett, e c'era Nanni. Vabbè. La metà di quello che ha detto è vero, come sempre, quello che dice Dario, la metà è quella, la parte vera. Prego Nanni, prego, vai Nanni. Ti stavo difendendo, sono stato accusato, infondata. Come detto a caso, cosa stavo dicendo? Me lo sono scordato. Cazzo tua, che odi Poli. No, vabbè, ora la limitata. Sì, offese banali. Vabbè. Comunque, Poli, ecco, te chi seguivi ai tempi? Cioè, come hai vissuto quel periodo della vecchia YouTube? Che comunque era un periodo florido. La definizione di tutti è giusta. Cioè, io mi ricordo benissimo. Io c'ho, cioè, no, tu proprio, cioè, il bambino, guardato, quello che segue. Io mi ricordo di Claudio. Vabbè, adesso abbiamo di recente scritto l'episodio del quiz a Milano Games Week sui creator. Quindi ho fatto un recap della mia. Dove c'era Shamsi, Michelle e Murray. E mi ricordo come fosse ieri il video di Troppo Giallo di Claudio. Ieri. Anch'io, ma andiamo avanti, per favore. Claudio di Biagio. Ti denuncio, bro. Ho già due denunce, andiamo avanti. Ieri mi sono riguardato per l'episodio La sviolinata alle sguina nanes di Simone. Madonna. Grazie a Poli, o per colpa di Poli, stanno emergendo le nostre vecchie colpe. Forse la possiamo anche chiudere qui. No.
piaceva quando parlavamo di Zeb. Vabbè, questi sono un po' riemersi perché li hai portati su flashback, i tutorial trash di Dario su imitando, certo. Chi cazzo ne so. Però io mi ricordo che era proprio il periodo tornavi a casa, ancora stelline su YouTube, e mi ricordo c'era la home vecchia di YouTube piena di Doesn't Matter, ma che tanto continua a fare quello, continua a fare ancora lì. Sì, con le unghie e coi denti. Lui è ancora aggrappato a questa roccia mentre le onde tentano di sbatterlo e portarlo via. Lui è ancora è ferito, ma non muore. No, lui ha delle striature sulla schiena di questi pesci che li vogliono. Invece niente, lui rimane. No, fa anche su TikTok ora. Ora fa anche un bacione alla mamma. California. Ora fa anche su TikTok, attenzione, grazie Mazza. Ho cercato di fare stesse cose anche su TikTok. Una specie. Riuscirà a fare sempre la stessa cosa per me è un po' un incubo, se devo essere sincero. Cioè, ammettimo, mi prende. Cioè, chi ci sta bene, però nella zona di comfort. Pensare di rimettere la telecamera a bio e fare chat roulette mi ammazzo, però cioè, devo dire che tanto di cappella che lui continua a farlo è imperterrito. 5 cose da 100 robe da io invece Simo 100, le 5 volte delle 100 cose, le 5 cose sì, un'equazione praticamente roba di io invece ti dico, Simo, se arrivasse un pazzo e mi desse un diciamo 30.000 euro per fare un episodio da 30 minuti di Pokémon Revolution fatto bene, lo farei domani mattina. Aspetta, Dario, tu stai dicendo una cosa fichissima, però è una roba tanto che ti faccio la regia. Riso che era impazzito. Aspetta, però il punto qual è? Adesso fare quella roba lì, ma come anche a Simone, ma anche a me, tipo rifare, che so, una parodia di quelle che facevo, ma oggi potrebbe anche starci perché per il LOL rifai, ma da allora ad oggi averlo fatto tutte le settimane. No, quello non è mai quello è lì. Il problema, capito? Cioè, nel senso, adesso è ovvio che se ti dicono facciamo Pokémon Revolution, tu stai in fissa perché ti riviene anche quella roba, no? Nostalgica, ci sta, ci divertiamo, ok. Però il problema è che tu non lo fa da allora ad oggi senza mai cambiare. Palmas ha donato 100. Allora, io a te alla regia me la collo chiaramente. E Matteo Bruno di Slim Docs si offrì di fare la produzione ai tempi. Ha detto, io quando lo farai, io ci sono. Cioè, produzione Slim Docs, sì. Regia mia, tu scrivi e interpreti. Io vorrei fare una roba come una pallottola spuntata, ma ancora più pesante. Cioè, perché ai tempi con i soldi puoi fare 100.000 cose in più. Certo. 30.000 euro. Io so solo che se diventassi ricco da un momento all'altro, raga, tutti i soldi nel mondo finanziario. Un nuovo episodio, un lungometraggio di giochi di merda. Sì, anch'io. Il seguito di Freaks. La regia di Michael Bay. Starter a sua insaputa. Sì, sì, a sua insaputa. Solo per lui. Io penso che ci arrivino i soldi se li fa con le denunce che ci manda. Vabbè, Poli, comunque dicevi che era un bel collegamento. No, a parte quello, vi ricordo. Io almeno io il ricordo nitido proprio che c'era la parte intrattenimento generico che eravate un po' voi, anche te, Dario. Io principalmente io non ho mai letto un manga. Ho sentito cosa anime. Hai detto durante lo spacchettamento. Ecco, quindi di base a me non me ne frega un cazzo di quello che dicevi, era per l'intrattenimento. E poi c'era la parte gameplay. E la parte gameplay era tutto, era COD, ragazzi. Cioè era COD, una volta era COD. Principalmente, vabbè, quindi il signore qua sotto, quindi Dread che va in giro col coltello per tufello, con le rime, gli sdrogo video in macchina facendo i vlog pazzo sgravato. È ieri, cioè per me è ieri, i montaggi. Quanti anni hai tu, Poli, scusami? 27. 27, ok. Perché parli come mio zio? Gliel'ho detto prima! Cosa ho detto? Qual è la parola che ha fatto pensare che io sono Poli? Quella parola che ha fatto pensare, ecco, io sono Poli, sì! Buonasera! Non mi piace, ci sta, Sembri il babbo di... Sembri il babbo di Jody Cecchetto, cioè, veramente... Però, aspetta, è sempre un amore perché... Sempre c'è risposta. Un po' così. Certo. Aspetta, se stai parlando dei gameplay, vuol dire che tu eri già proiettato avanti. Perché, tipo, a me facevano cagare. C'erano dissi. Pure io mi annoiavo tantissimo. Io mi ricordo quando
Karim apri il canale gameplay e tu ti rompi il cazzo, i gameplay tirano e quindi fai gameplay. C'è stata quella discussione. Io Tizio Games si chiamava all'inizio, mi ricordo. Io Tizio Games. Ecco, io mi ricordo che tipo i gameplay sono iniziato a spopolare su YouTube dal 2013, 2014. Io seguivo YouTube già da parecchio prima, era diverso. Io mi ricordo che i videogiochi non andavano per un cazzo all'inizio, ma proprio zero. Ma sai, ci sono state due fasi dei gameplay. La fase in cui uno guardava le giocate belle, insomma, di gente esperta, e poi c'è stato il periodo in cui quelli che non ne capivano una bega di videogiochi hanno iniziato a fare i video di videogiochi. Io e Karim avevamo seguito quell'onda, nel senso di quelli. Ma c'era già su Twitch Karim a quel tempo? Karim è iniziato credo poco dopo, è stato uno dei primi. 2014, sì, probabile, sì, qua 2014, sì. C'è da su Twitch, Bastoncini ha donato 100 pittorie. Sì, Calipsi, ragazzi. Serena, Sara oggi Sara è stata la prima. Sara è stata la prima in assoluto, sì. Penso. No, stavo guardando oggi Sara una live perché ha spacchettato le mie carte e c'è uno che si è abbonato, sì. Era abbonato da 61 mesi, mi pare, una roba del genere. Sì, anche 61... poco, pensando. Sì, cioè, di più, ma sono arrivate oggi le carte. A 81 mesi, barema, 81, puttana, ragazzi, ma che cazzo 81, è? E okay. gli ha risposto in inglese, tra l'altro, quindi penso che fosse un utente. All'inizio Sara streamava in inglese. Sì, non c'era nessuno italiano che si... Esatto. Esatto, almeno un paio d'anni. Però si sta parlando del 2013. C'eri all'inizio di Twitch. Io c'ero 2015. Boia. Inizio 2015. Tu conta che l'altro giorno ho guardato un po' per curiosità la nascita dei canali di Twitch. Sara, se non sbaglio, è tipo il 5 maggio 2013. Boia. E io per curiosità ho guardato il mio, cioè il primissimo era il 23 marzo 2013. Sì, ma poi vai a vedere la creazione di Twitch è 4 maggio 2013. Cioè, no, ma infatti erano quelle date in cui comunque Twitch era insospettabile, perché se ti ricordi il periodo ti davano la partner se tu avevi il canale YouTube grosso. Ah sì vero, vero. Sì, anche a me l'ha detto così. Sì, ma davvero, sì, infatti noi con Fancazzisti avevamo preso il canale della casta e facevamo Far Cry di quella periodo. Mica la casta. Sì, ed era in periodi insospettabili, perché Twitch al periodo concorreva con Hitbox. Vi ricordate che c'era Hitbox? Sì. No, questo no. No. Era un'altra, la concorrenza di Steam, che poi Hitbox è andato un po' a morire, però Twitch... al periodo era ancora un po' visto strano, perché Justin si chiamava Twitch, era ancora Justin. Sì, era appena passato a Twitch, era Dynamic 2011, addirittura, se non mi ricordo male, Hitbox dovrebbe essere stata tipo la prima piattaforma che ha provato a ciularsi dei creator di Twitch. C'era Marcus Cron che addirittura a questi livelli già c'erano gli sgambetti, c'era Luke. Se non inventato in cazzo, dai. Hitbox ci ha provato fino a che mio padre fino a che a un certo punto non sono arrivati abbonamenti Prime su Twitch. Io me lo ricordo il giorno te lo ricordi, Ema? Il giorno che sono arrivati Prime. Io stavo guardando. Io l'ho streamato il giorno qui. Scusatemi, però domanda pratica proprio. Quindi stiamo dicendo che, perché io su Twitch ci sono arrivato tramite Dario, nel senso che quando lui ha iniziato a fare le live sue, io mi sono incuriosito e ho visto Twitch, da lì ho imparato Twitch. Io sono arrivato tardi, è ok, come spettatore. Però quindi mi stai dicendo che per il largo pubblico, fino al 2000 e... cioè fino alla pandemia, era solo gaming? No, non solo. La stragrande maggioranza. Chat comunque è la categoria top, mi sembra. Adesso. Fino a prima della pandemia, in realtà. Io ho iniziato a streamare 2017, metà 2017, e era appena arrivato Atrix, Paolo Cannone. Vabbè, Paolo c'era già da un botto di tempo, e prima era solo LOL, Hearthstone e CS. Tipo adesso i tre pilastri erano questi. Hearthstone vive ancora per quello, infatti. Io, se posso aggiungere una curiosità, nel 2017, aspetta Rob, prima di darti la parola, ti devo dire che Gio Giovanni ha fatto una sigla per Poli, una cosa che ti volevo dire molto importante. Perfetto. Vai, mi è venuto in mente. Vai, aspetta, poi gamba di brutto difendere Poli. Il Poli Quiz Show c'era anche prima di Dario Moccia. È vero, è vero.
No, vabbè, te lo giuro. Una difesa proprio bellissima. Vabbè, grazie il triplo. Perché invece è importante. Cioè, questa cosa significherà la tua difesa. Possiamo accennare questa sigla? Puoi rivendicare un territorio. E probabilmente ci sarà anche dopo, Dario. Cioè, in the cloud you want e parteciperà alla finale. Sì, sì, e poi fai parole di questo è il primo ritornello. Sì, sì, sì. Vai, prego, Rob, scusami. No, vera, giusto una parentesi. Nel 2018, adesso ricordo, a cavallo tra il 17 e il 18, in una Games Week, c'era una ragazza che era, diciamo, la rappresentante, diciamo, per gli streamer partner in Italia, che venne qua da Londra. Ah, sì. E fu, adesso non ricordo ancora il nome, era veramente, ragazzi, passato un po' di tempo, che aveva detto Twitch sta iniziando in Italia a prendere piede. Infatti, a Londra hanno detto dobbiamo aprire un ufficio di comunicazione. E poi Matte Levi, per favore, che c'è da fare, per favore. No, e al periodo era praticamente il primo anno in cui Power ancora stava iniziando, no, a crescere forte. E quindi di là abbiamo iniziato a capire che Twitch stava iniziando ad andare anche forte in Italia. Comunque poi infatti c'è stata la però crescita. Domanda, secondo me c'è stato nel 2018. Sì. C'ho una domanda, grazie, importantissima. Grazie. È fondamentale, Dario. È fondamentale. Dimmi. Te la faccio, la faccio anche gli veramente per seria. Cioè, non vorrei buttare giù tutto quanto. Se, ma... se parti così mi sa che non è seria, però vai, vai. Io invece gli voglio credere, dai. Ma vai. Ma abbiamo notizie recenti di Pio3D? Sì, ce le ho io. Io sì, Andros, ce le ho io. Andros. Io l'ho visto Andros, ce le ho io. Ce le ho io le notizie di Pio3D. Sì. Le... Vi prego, seguo la sua rubrica su Instagram. No, no, allora no, fermi. Che cosa? No, allora, praticamente la... lui aspetta. Facciamo ordine però, tizio. Allora, certo. Parto io, hai ragione. Parto io. Allora, parto io. Dario, prego. Poi fa TikTok o comunque Reel su curiosità, ovviamente di roba vecchia, perché Red roba game. Nuova fa tutto schifo, la roba vecchia è bellissima. Questo è un po' il fino a qui questo è un high concept che lui ha. Questo è lui. Questo è lui, proprio. Grazie, Pasquale. Esatto. Più 4K. Questo è quanto. Poi passo la parola ai miei colleghi. Prego, Andros, prego, tizio. No, allora io tutti i mercoledì Pio3D è sul mio canale a parlare di giochi, sì. Tutti i mercoledì. A che ora? Mio padre? Ma io vado... Tutti i mercoledì. Sì, sì, proprio. Lo twist. Quando arriva mercoledì? Questo era un dubbio, capito? Questo era mio padre. Guardate. Lui inamovibile di Dazzlemetter. No, dici di più, ti prego. Vi dico di più, assolutamente, perché io il mercoledì alle 21 faccio il Dark Hunters Game Show e parliamo di giochi, no? Ok. Questa è una cosa vera, comunque. Cioè, ogni volta che si fa una domanda a Pio... bisogna ripeterla due volte, perché la prima volta, no, è vera questa cosa, per carità, no, è vero, no, ma un coricione, per carità, bisogna ripeterla due volte. Aspetta. e alla seconda volta gli fa la domanda e dice io chiamo i carabinieri, questa è la risposta fissa di Pio3D. What? E la seconda cosa era comunque era meglio prima. Ma tu ci stai prendendo per il culo? Tu ci stai no, è vero, no, è vero. Tantissimo, da perché sei fedelissimo e io ti credo al 100%, ma sto anche un po' male. Perché i carabinieri, scusa? Non capisco. È una gag, no, è un una gag, però è un meme. È un meme di B. Sì, sì, è un meme di Pio. Ti ringrazio, Andoso, che già mi hai dato tante notizie. Tizio, poi altre notizie. No, niente, che lui praticamente su Instagram... Se almeno possiamo... lui ha questa rubrica del te lo ricordi questo, dove praticamente... Ah, no, anche questo. Che se non erro è in collaborazione col signor Giacomo, no? Non lo so, devo chiedere. No. Comunque, volendo la favola, arriva in telecamera con, non lo so, le merendine, le sorprese delle merendine. Te lo ricordi questo? Oppure i combattini, te lo ricordi questo? aspetta, ma a proposito di te lo ricordi questo, adesso è stata di Pio3D, te lo ricordi? Come cazzo si chiamava quello là grosso gigante che faceva Bob Auschwitz, Carlo, che è? Zio. Chi è? Chi era, è? Era quello tipo che era Dio, guarda Claudio dentro, prima, con era sì, la seconda di Pio3D nei video in 4/3 brutti. Che cazzo di merda, aspetta, come si chiama? Dammi un nome, Bob, digli il nome, lo prego, non ce la faccio. Bob Auschwitz, guarda Bob Auschwitz, Bob Auschwitz, ragazzi, anche in pronuncia, chi era?
Bobojvic, Bobojvic, Bobojvic. Ma chi cazzo è? Iscrivetevi in chat per favore, qualcuno. Questa è storia. Polipoli se se Polipoli. Polipoli. Polipoli mi hai fatto come cazzo si chiama? Ho cercato Bobojvic su Google e non mi dà nessuno. Ma com'è che si scrive? Come si scrive? No, perché forse è morto. Polipoli che cazzo. Fiduciatemi, esisteva. Ragazzi, Poli, fate parlare Simone. Vai. Fidatevi, me lo ricordo, dai, Poli lo saprà. No, ragazzi, no, purtroppo questo mi manca. Ragazzi, io mi ricordo, io ti giuro che non lo ricordo. Io mi ricordo di una persona invece che mi iniziò e fu il primo a ghostarmi su YouTube dopo varie risposte, perché secondo me se l'ha presa a morte. Si chiamava Pazza Luda. Pazza Luda. Cazzo, ma esiste ancora Pazza Luda? Come per... Eccolo, come mandaglielo, mandaglielo. Ma mandalo su Telegram che io passo a Dario. Guarda la chat, c'è una chat. Qui. C'è una chat. Ma io sto andando. Ero piccolo, ma certo! Ma certo! Freddy! Ma certo! Questi sono i veri, te lo ricordo. Facciamoci un TikTok, allora, questa roba. Lui... Questi sono i veri, te lo ricordo. Aspetta, aspetta, perché ti spiego, ti spiego. Grazie, lui, grazie, perché in realtà lui con lui facevano i Coglions Inside. Ah, ma certo, amico di più 3D. Allora, dai. I Coglions Inside, c'era lui che, diciamocelo, non era proprio il luminare della coppia. E no, lui fa, no, ma Claudio, ma era un personaggio. Ma era un personaggio. Era tipo Fabio e Mingo, no? Quelli lì di Street. Esatto, lui c'era un po' di Fabio e un po' di Mingo. Tanto adesso, esatto, adesso il buon Fabio è su TikTok e fa delle cose fuori di testa, non so se avete visto. Sì, davvero? No. Allora, se voi andate... Fabio di Fabio e Mingo? Sì. Quello che stava dietro, Fabio e Mingo. Ma... Quello che stava dietro, ma... Fabio. Non lo so. Un buon Fabio, sono quello che, se voi cercate... Siamo in Svizzera, com'è? Siamo in Svizzera, ma un po' freddo. Allora... Non ci l'ho visto lì col franchino là, fa... Sei mutato. Sei un rincoglionito. Mannaggia. Ma succhiami il cazzo, Claudio, succhiami le palle, le palle grosse, le palle belle grosse, incalorite. Ma ce l'hai grosse perché ce l'hai. A vedere, lo sai che dopo i tot anni devi farti toccare il capo. Divento chite poi dopo. No, l'ha fatto, l'ho visto. Grazie, inizio. Io l'ho visto. Comunque dicevo, loro Coglions Inside facevano questi video fuori di testa, meravigliosi, stupendi. Sì, sì, le amo. Loro facevano la parodia proprio... di Mia mamma è Satana, attenzione, Questa era... mi manca. Come parte. Sì, e faceva, non ricordo come si chiamava il format. Mannaggia. Però adesso ti dico una roba io. Dilla. Una grande produzione di Pio. Ace Ventura. Avevamo partecipato anche noi con Slanny, no, madonna tizio, mia. Tizio, vaffanculo, me l'ero dimenticata sta roba, ma perché mi hai detto? Ragazzi, la parodia di Chef Rubio. La parodia di Chef Rubio. Quella, lui va molto... Però, no. Questo non te lo permetto, Dario. No. Attenzione, questo... attenzione, c'è una polemica. No, Dario, più 3D sostiene di averla fatta prima lui, ma Mia mamma è Satana, dei Pantellas. Ma che cazzo stai a dire? Te lo giuro, Morissi, c'è scritto una testimonianza di Rocco Tanica. Grande Rocco Tanica. Che non credo sia il vero Rocco Tanica. Io mi fido. Grazie, mi dà sicurezza. No, Dio, non dissi. Comunque, posso dire una cosa? Io adesso vi sto spento alla base. Vi sto per linkare nella chat privata, ma secondo me lo metto anche su, posso mettere un link in chat sì, sì, se mai lo rispammano è in mod. Un video di 6 giorni fa del canale di Pio3D che si chiama Streamer. Attenzione, è un corto di 10 minuti prodotto da Pio3D, c'è scritto The Watch Together. Non lo stiamo vedendo vero? Eccolo. Cioè, non lo possiamo vedere. Lo puoi fare se fai condividi schermo, ce la fai. Basta. Ma perché c'è una panoramica di cogne? Non lo so, però io forse sono curioso. Cioè, voi non siete poi curiosi. Claudio, basta che fai. Sotto c'è scritto condividi, premi le condividi. C'è della lore. No, nel senso, io ti stavo chiedendo, possiamo vedere sì, in live? Buttalo dentro. No, ma fai prima a farlo tu. Scusami, io devo condividerti anche l'audio, se no. Ma non è che poi ti fa lo strike? No, non rischiare, Claudio. Capito? Per quello che non lo stavo vedendo. Lasciamo perdere, va. Vi posso fare un po' di archeologia YouTube? Ma qua proprio andiamo indietro un attimino, è spaventosa. Allora, io vi ricordo... 3 settembre 2011, Army of Love, eravamo tutti qua. Mio padre! Case. Ok. Tornando indietro nel tempo, io qua adesso rivolgo una domanda ad Andros.
Ma vi ricordate Ore di Orrore? Certo. Cioè, Ore di Orrore ha fatto uscire un libro. Io mi domando, ma usa sempre la stessa videocamera con la stessa risoluzione, la stessa impostazione? Ma non fa più video lui adesso. Ma lui non fa più video. Però so che ha scritto un libro che esce a gennaio. Vado subito a cercare. Faceva Alien, un film che veramente ha rivoluzionato il cinema. Ma com'è possibile? Eravamo tutti là a Bosco a Tre Case, noi ragazzi. Sì, eravamo tutti Bosco a Tre Case. Ma come ti permetti? Io ricordo ancora Dario che camminava su una gamba sola perché i fancazzisti gli avevano nascosto la scarpa. E lui è andato per tutto il campo con una scompiede solo a cercare la scarpa. Dario, ti ho scritto una cosa su Telegram, Dario. C'era per non dire live. Con piccolo Lucio. Frank Matano col piccolo Lucio, ragazzi. Posso dirvi una cosa che faceva i disegni? Sulla copertina del libro di Alessio Giorgi al secolo Ore di Orrore, padre di Dario Moccia, no, cioè lui con lo stesso cappello. Adesso ho detto cappello, voi lo vabbè, ma perché è un brand, so. Quello è un brand, è tipo Hitchcock di profilo. Che come si chiamava Claudio, che c'era anche lui, l'amico di Guglielmo, che anche lui è sparito, quello magrissimo, quello magrissimo, quel bel ragazzo che ma che poi faceva Drag Queen. Sì, Shiva Queen. Shiva Queen mi ricordo perché si chiama Christian anche lui. Ma te chi sei? Mi disse. Io feci: guardate, faccio questo e io vorrei portare avanti questo progetto. E lui fece: ma chi ti sei in cula? Ah, ho detto vabbè, grazie. E arrivederci. Era diretto. Offensivo. Io mi ricordo com'è che si chiamava la discoteca, quella dove Andros, cosa è successo? Ho questo ricordo di me da ubriaco che ero uscito, non avevo più tipo il pass per entrare e sono arrivato da il bodyguard all'ingresso e ho fatto Christian Sanchini e mi ha fatto entrare. Ma questa cosa ce l'ho stampata, è il nome di Shiva Queen, mi sono spacciato per Shiva Queen, bravo, uguale peraltro. Ragazzi, il più grande sparito di tutti i tempi, prima ancora che iniziassero a sparire le persone dai social, YouTube, padre, che faceva quello che faceva Daniele Cosentino, però era più ma simpatico. Cazzo è sta gente? Prendeva ancora di più da. Io non me li ricordo neanche. Ma al tempo lì, l'americano. Ah, Coso, sì. Sull'angolo faceva tutto lui. Ray William Johnson. Fa TikTok adesso, raga. Sta su TikTok e fa anche bei numeri, mi pare. Sì. È tornato. Ma sempre la stessa cosa. Però lui era proprio sparito, proprio. Cioè, lui a un certo punto mi ricordo proprio che fu una roba. Fu il primo a dire: io basta, ragazzi, non ne posso più. Sì. E fece lo show che mi pare fosse Equal 3, non mi ricordo come si chiamasse. Che cambiò l'host del programma. Cioè, si tolse lui. Fondamentalmente il programma continuò, ma poi. Non è più successo. Se ci pensi adesso a una roba al tempo così è allucinante. Cioè, in realtà il brand era la persona, anche se ancora non si capiva, non si diceva sta roba. Sì. Comunque siete enciclopedie, ragazzi, cioè Wikipedia qua. Ma per noi era anche un po', cioè, la cerchia delle persone che più sentivi o che addirittura con cui ti vedevi o che comunque con cui avevi a che fare col nome di queste persone per anni. Siamo enciclopedici perché c'era una roba che poi tolsero dopo un po', che erano le classifiche. Le classifiche degli iscritti su YouTube venivano sempre consultate, tutti dicevano che non le guardavano, ma si guardavano tutti e quindi chiaramente andavi a conoscere chi c'avevi sopra, chi c'avevi sotto, chi ti stava per prendere, chi non ti stava per prendere, insomma. Però posso dire che non avevo, cioè non ho mai avuto, forse perché sono più vecchio e me lo del culo, però dico in generale non avevo l'angoscia su questa roba, anche se poi tutti era divertente, però io non ho mai più la curiosità, esatto, cioè non ho mai visto male. Era l'equivalente del fare zapping. Comunque vi faccio fare un altro salto indietro nel tempo, perché l'altro giorno stavamo in live con Intel e l'ho visto in chat e ho fatto tipo
Mind blown. The Prophecy True. Roberto Bonetti. Mio padre. Ragazzi, ragazzi. Se c'è qualcuno, veramente ragazzi, la storia è proprio ragazzi, Puttiferio, Puttiferio. Allora, Bonetti, costantemente ci sentiamo su Instagram e mi scrive nella chat. Su Instagram, scusa. Perché no, beh, non lo so, però lui tutte le volte che mi se ne esce fuori fa, ma tu ti ricordi ad esempio di chi mi aveva detto l'altra volta Dorian B. No. E la cosa bella è che lui senti, se non si vedeva adesso un video di Dorian no, B. No, non possiamo, non lo guardiamo. Comunque io voglio citare dal punto di vista manga, c'era un canale di una ragazza che è sparita e che non ha bisogno di parlare di cazzi furri per fare numeri, che si chiamava Miss Aokiji, che è scomparsa all'improvviso. Vabbè, nel nostro mondo eravamo pochi, no? Quindi ci si conosceva un po' tutti. Miss Aokiji si chiamava. Scusate, ma perché non te lo vorrei fare questo? Non capisco. C'è un limite. Vuoi cercare tre? Amico Rayleigh mi piaceva. Amico Rayleigh. E poi c'era. Ah, e poi ovviamente, come non citare, qui veramente il nostro nucleo, il nostro padre, la persona che veramente ha scolpito le nostre carriere, Giorgio Cappello di Paglia. Bravo, stai zitto, ma quello mi rubava i meme. Cos'è? Spiega, racconta su, racconta istantaneamente. Si sapeva che lui copiava i tweet. Racconta subito. Ho capito, però tu esisti da un secondo, quell'altro da tutta la vita. Ma cazzo io, vuoi? Col Mac e Facebook. Io non voglio essere nell'ombra. Aspetta, Nanni, poi ti lascio la scena, ma ti introduco dicendo che 3 giorni fa Giorgio Cappello di Paglia ci pubblica un video su YouTube. Ci pubblica un video che ci dice 33 cose che 33 cose che non sai. 33 mi suona veramente da serial killer che non sai su Porca di Ace. Su Ace No, perché 33 è come di che le sa tutte tipo al 110%. Prego Nanni. Io è da una vita che sono su Facebook a fare amministratore, cioè facevo un tempo proprio dai vecchissimi meme, cioè da Troll Face, progredendo fino ai John Mims, Italian Guy, e poi dopo l'ultima dinastia. Una carriera in salita, via. E lui mi rubava i meme, cioè prendeva i meme delle pagine che amministravo e le metteva sulla sua mettendoci il logo su sopra. ma lo faceva anche con i tweet. Lui prendeva tipo le battute, quelle di. E le uguali. Era un freebooter. Aspetta, Claudio, non so se. Ma credo. Credo gli abbiano tipo rubato. Il canale ha perso centinaia e centinaia di video, sta ripubblicando roba vecchia almeno qualche mese fa, pubblica roba di una volta per ripostare tutti. Infatti se guardi ma non è una liberazione se ti rubano il canale, è un segno. No, cioè nel senso contestualizzo che poi mi sembra giusto. Se sei Giorgio Cappello di Paglia, nel senso che non hai proprio avuto la migliore delle carriere in internet, mio padre, però, e a un certo punto ti rubano il canale. No, ma non è il momento di andare a fare farmacia, non è il momento di specifico su no. Specifica secondo me non ha migliorato la tua posizione. Ma scusa, no, l'ha peggiorata e basta. Ti rispondo alla domanda con un'altra domanda: ma se tu su internet fossi Giorgio Cappello di Paglia, avresti così tanto coraggio da cambiare identità? No, io sono d'accordo con te. Hai ragione. È un rebranding troppo forte. Allora, vi tiro fuori un personaggio che ho riscoperto su Instagram, che io pensavo fosse morto, invece vive e lotta assieme a noi, e ha anche pubblicato l'ultimo libro, Francesco Sole. Ah, vabbè, ragazzi, lui lui fa una cosa incredibile, tra le altre cose incredibili che fa. Ne fa una su TikTok, lui fa la pubblicità delle dentiere, quelle. L'ho visto, che palle ovunque! Vuota! Una tazza vuota uscendo di casa e dice questo con la tazza vuota. Visto che in tanti me lo state chiedendo, intanto fa così con la tazza, è vuota, porca puttana, è vuota. Che cazzo vuoi fare? Dico che cosa faccio con i miei denti, ma che intro di video è? Ma io ti spacco la... No. Piccolo aneddoto su Francesco Sole, piccola gag. Un tempo mi piaceva fare foto e
era quel periodo lì, e delle foto di Tumblr, no? Tumblrine. E c'era, se vi ricordate, Francesco Sole che metteva i post-it. Certo, in giro. Certo. Io provai, provai a replicarlo a casa, però trasformandolo in concept, no? Tipo, fai da te, insomma, sì, invece di si felice, tipo la foto a letto sfatto, scritto rifammi, no? Oppure puliscimi. Sta, solo che feci le foto. Puliscimi. Sì, ma che bei altarini che stai tirando fuori oggi. Mi scordai i bigliettini in giro per casa, e quando tornai mia mamma mi fece un buco di culo così, perché lasciai per tutta casa tipo rifai il letto oppure puliscimi, no, perché sono troppo sporco. No, si incazzò come una bestia. Anche, sei qui a far mantenuto, imbecille, ma che cazzo vuol dire? Vabbè, bastava fargli vedere le foto. Vabbè, vai. E comunque adesso Francesco Sole fa i video per promuovere il suo libro con il cappotto da Nostromo dentro la casa e facendo le frasi, e intanto schiocca le dita, sembra Sandy Monkey Island. Madonna, Claudio, scusate, ma così fa. Ma Nanni, quindi possiamo dire che Francesco odio è un partigiano del sesso? Ah, pensavo fosse mio padre. No, certo, come si intitola il libro? Tizio, ma oggi la storia che cambierà la tua vita, 2022, fine 2022, ma qual è il target di Francesco Sole? Perché lo so, me lo chiedevo. Io sono andato a vedere praticamente una delle, cioè lui ha messo le immagini della presentazione del suo libro in una libreria, in una Feltrinelli, e tutte mamme pancine. No, le mamme pancine, no. Giusto, perché c'è stato un passaggio. Allora, aspetta, però faccio una domanda. Aspetta. Claudio. Vabbè, risponde Claudio, poi voglio fare una domanda a tutti. No, fai la domanda, poi io ti rispondo. No, perché magari mi rispondi. Dai, dimmi. Vai. Dai, sentiamo. Dici target. Francesco Sole. Vada a letto, ti muovi, dai. Ha due target, e i due target sono cambiati nel tempo, ma c'è un rinculo di uno dei due target che adesso si sta riproponendo. Il target principale è comunque dalle 45-48 con la terza media. Non possono avere più della terza media, perché se hanno più della terza media sgamano tutto quanto. E una poesia sotto di... ci sono quelle proprio che fanno la terza media. Ecco l'anello di congiunzione tra i due target. Quindi però c'è questo mondo, la terza media, la terza media è il target di Francesco Sole, sia chi la fa sia chi ce l'ha in età avanzata. Ma che è anche la sua altezza. Ho una domanda allora per approfondire. Vai. Anche se è il segreto di Pulcinella, queste mamme alla Cougar. Esatto, queste mamme con la terza media seguono Francesco Sole, esatto, per desiderio sessuale. Certo. No, perché tu a 55 anni, se sei, possiamo dirlo, un po' ignorante, e hai una vita, possiamo dirlo, un po' de merda, se tu trovi in queste storie brutte, inutili, di Francesco Sole, che scrive in questi libri che tra l'altro non scrive manco lui nella maggior parte dei casi, tu trovi un, come dire, un cuscino, ecco, che la notte ti fa riposare tranquilla, e pensi ancora di avere quel gorgoglio lì in gola che un tempo ti faceva, no? Rombare fuori, no? Invece adesso, no? Tipo acquolina. Quella roba lì, adesso lui te la ridà. Beh, allora ora ne parliamo, perché anch'io volevo, ho notato quel commento. Ciao, buonanotte. Ciao, Matt. Ma allora lo dico io, ragazzi, ci stiamo scordando del più grande salto della quaglia, lo definirei così, di un VIP che poi si è prestato al mondo del web e che poi ha sfruttato il web per fare il grande salto, ovvero Adano. No, ovvero Facchinetti con il suo Stonex. Stonex One. Lo Stonex One. Applauso. Io direi silenzio, applauso per lo Stonex One. Esatto. Allora, chi è che secondo voi ce l'ha ancora acceso? No, nessuno. Il museo, penso. Probabilmente il Manni Marco ce l'avrà acceso. Manni Marco. Allora, io mi ricordo... È il momento Steve Jobs. Sì, io mi ricordo appunto questo video. Mi ricordo questo video di Facchinetti, voleva fare Steve Jobs con gli occhialini tondi a sedere sul prato, il sole, dove diceva tutto in Italia, tutto fatto in Italia, incredibile questa rivoluzione. che era uno smartphone, Mi ricordo che il sistema operativo si chiamava Ciao OS, se non ricordo male. Era Ciao OS. Saluti l'OS, perché non l'avete mai più. Esatto, che era ovviamente una distro di Android. Ah beh, certo. Il problema qual è? È che come tutte le distro, infatti giustamente all'epoca la gente chiese
siccome è una distro particolare, Google quando rilascia gli aggiornamenti li rilascia per la versione Android base, ma tutte le case che usano una versione modificata devono aggiornarlo loro. E infatti chiesero la domanda, ma quindi verrà aggiornato? No. Tutte le volte cose del genere, non ci sono aggiornamenti per Android, non è possibile, aggiornamenti per Android ce n'è uno ogni tre mesi, non è possibile, però è non c'era un aggiornamento. C'era Andrea Galeazzi che gli fece il dissing all'epoca. Sì. Recentemente ho letto un po' di commenti, ho ripreso, non so perché è riuscito fuori un articolo di Facchinetti, cioè su Facchinetti sullo Stone X One, e ho letto un po' di commenti e io, ragazzi, cioè, io mi sarei sotterrato, cioè io dopo quella roba lì, se fossi stato Facchinetti, avrei detto vabbè, io non ho più la faccia per fare nient'altro a luce del sole. Siamo in Italia. Beh, l'altra volta aveva fatto faceva le parrucche. Sta benissimo. Ma che c'ha ragione Nanni, cioè nel senso puoi fare qualunque roba, tanto sì, dopo due settimane si scordano tutto. Italia è il paese delle seconde, terze, quarte, quinte possibilità. Però se pensi questo è proprio il motivo per cui non l'hai fatto, Claudio, capito? Cioè è solo per quello che non l'hai fatto. Il fatto è, e mi sorprende come fa a sentirsi, cioè come fa a dormire? Ah, guarda. Come fa? Guarda che lui veramente non frega un cazzo di niente. Dorme benissimo. Dorme 5 milioni di villa. Comunque Stone X One, la roba fighissima è che lui non voleva solo lanciare, vabbè, perché poi Facchinetti voleva fare la città dei giovani, non so se va a ricordare. Certo, sì. Fece il testimonial di un'altra piattaforma fallimentare italiana che era il DigiBlast. Come il DigiBlast? La città dei giovani, cos'era che era? Perché io mi ricordo sta cosa che lui c'era una città, la città abbandonata di Consonno. Ah, di Consonno, lui voleva fare la città dei giovani, cioè voleva, questo è un progetto, veniamo qui tutti i giovani, iniziamo a lavorare, facciamo le cose, mettiamo su le robe, tra l'altro Claudio, io non so se voi lo sapete, ma la città quella che voleva comprare per farci la città dei giovani, la città di Consonno, è una città che all'epoca ti ricordi quando ci siamo andati? Ci siamo andati per girare Horror Trip, è lì che siamo andati, Andros. Era un'ex città abbandonata, era un'ex città abbandonata, ma perché? Perché c'era solo una cazzo di strada che portava in quella cazzo di città. che era proprio strettissima. Aspettate, ci passavano aspettate, ovviamente, siccome era difficile da raggiungere, siccome era un casino, poi era forse anche mezzo illegale, non lo so, ovviamente noi quando andammo il 2 di gennaio con meno 22 gradi, una neve alta, la neve, così un freddo cane proprio allucinante, ma poi rischio di farvi male con cui immagino per arrivare comunque tipo, adesso Facchinetti cosa fa? Lui ha l'ultima, a parte non lo seguo, Claudio. No? Ah, sì, aveva fatto la roba delle parrucche di capelli e poi aveva fatto la roba delle criptovalute. Che era sì, ma a parte quello, fa anche il manager, cioè fa il manager lui da sempre. Ma tipo, chi c'ha sotto lui? Di chi è il manager? Esatto, sono curioso. Della Lucarelli, degli Illuminati, è stato manager anche. È vero, sì. Facchinetti era in guerra con Casadei, raga, guerra pura con Casadei. All'epoca noi lavoravamo con Casadei, mi ricordo Webster che c'era abbastanza... C'era una biff bella grossa per prendere i mates, mi ricordo. Scusami, Lucarelli non è sotto lui, Francesco Sole non è sotto lui. Un tempo Francesco Sole avrei detto sì, sicuramente, perché in realtà però adesso gli aghi della bilancia sono cambiati, mi sa. Secondo me adesso Lucarelli non sta sotto Facchinetti, cioè adesso Lucarelli è tipo anche mega potente. No, però sai che Lucarelli dice un sacco di roba, cioè fa un sacco di cose effettivamente interessanti. Poi c'ha un modo che a volte la fa vincere, perché poi ecco, se te la propone sempre Twitter, perché sta sempre su, però in realtà la mette anche dalla parte, non del torto ovviamente, ma davanti a dei rincoglioniti, a volte passa dalla parte del torto. Tante volte dice delle cose che sono poco condivisibili, però un sacco di cose che ha tirato fuori, ma tipo anche solo roba dei tassisti ultimamente, che è cioè, giustissima, cioè tipo i tassisti, tra l'altro mio padre è tassista, quindi non è che so, però è una roba allucinante, e vedere i video dei tassisti che fanno come cazzo gli pare è una roba che a me dà un fastidio. Io tipo a Torino qua, ogni volta che entro nel taxi devo per forza chiedere, c'è la carta? Ah sì, no, sì. C'è la carta, vado al secondo, c'è la carta? No, cioè io devo stare lì e fa...
a conta per chi c'ha la carta e chi c'ha la carta. Dai, per favore. Devi portarti il banco, Matt. Basta, volevo dire questa cosa. Di tassino, sfogo sui tassisti. Io il dissing ai tassisti di Selvaggio Lugarelli mo so perso. Lei ha fatto un video in cui tipo riprendeva questo tassista che faceva il gioco del no, non c'ho il posto, no, non mi funziona, no, mamma mia del cane, ah no, aspetta, ah, ma sta riprende, no, aspetta, allora aspetta, pagami col posto. Ridicolo, cioè veramente tipo una roba pesante, ridicola. E poi tu, il problema è che se tu prendi un taxi vuol dire che tu stai di fretta o comunque cioè devi arrivare in un luogo velocemente, quindi non dovresti perdere tutto quel tempo a dover litigare, perché sennò io mi fermerei. Allora, qui sotto a casa mia, al centro di Torino, è capitato una cosa, stavo con Martina, la mia ragazza, prendiamo un taxi a Porta Susa, arriviamo sotto casa e gli faccio pago con carta. Il tassista sbianca e mi fa, no, e io, c'ho solo la carta. No, allora vi riporto a Porta Susa. Cosa vuol dire? Che cazzo significa? Ferma il gioco. Questo non è un win. Questo è un Però posso dirvi, l'avrei accettata la cosa. Anch'io. Fermati. Cioè, lui voleva. Lui ha detto, no, il mio cervello mi suggerisce questo, secondo me è la soluzione è deficiente. Io ce l'ho, io mo li inculo questi, li riporto a Porta Susa. Ma no, perché tu innanzitutto è sequestro di persona, ma vabbè, andiamo avanti, vabbè. Mi lasci qui, va bene. Però seconda cosa, non è così, cioè no, perché non è che tipo se mi riporti lì e mi lasci lì, poi non tipo ti riporto a Porta Susa così poi mi prendo i soldi. No, lui voleva semplicemente tipo annullare un viaggio nel tempo. Sì, sì, voleva tornare indietro, voleva correggere l'errore, che la sua mente era tutto azzerato, per l'effetto indietro e annullare la cazzata che aveva fatto. Risaliva anche la lancetta della benzina. L'ho ripreso, però faceva molto ridere questa roba. Vabbè, a Torino ho avuto lo stesso identico problema, cioè a Torino hanno veramente un problema con la carta sul taxi. Sì, cioè io dissi, io c'ho solo la carta, ma io non ce l'ho, non ce l'hai, ma scusa. Sti cazzi. Siamo a Torino, cazzo, sei taxi Torino, la carta mi pare il mio. Comunque anche a Milano è così, è paradossale, sì, ma a Milano anche è pieno di tassisti che non pagano, cioè che non ti fanno pagare con la carta. No, a Milano fai prima quando chiami, insomma ci sono due numeri, uno è 6969, l'altro 8585, glielo dici prima e fai prima, così ti metti alle palle il problema, capito? C'ho la carta e sì, no, è verissimo, è che a me mi sta sul cazzo sta roba, io c'ho l'ansia, che glielo devi dire, i costi, perché io pago col banco, c'ho l'ansia. Comunque io c'ho una domanda per Claudio, perché ogni volta che con Roberto siamo venuti a Torino per fare lavori, cose eccetera, sono tutti matti. Allora, a me Torino, premessa, non è un dissing Torino, a me Torino piace tantissimo, è top città, bella, ma bellissima, sì, però... città. Che vuol dire? È bellissima, però cazzo, sempre i matti beccavo. Ma che proprio che tipo, parlano da soli. E questa è una cosa che c'è, che Torino reitera quando voi venite, cioè lo fa sempre Torino. Non ero io. Due cose sono successe, i matti e mi hanno rubato tutto una volta, cioè. L'hanno rubato. Allora aspetta, Torino effettivamente non, io sto in centro, quindi magari no, però Torino effettivamente è una delle città con più criminalità in Italia. Ho letto, sì, è vero. Sì, sì. Non l'avrei mai detto. È la città. Sì, ma infatti manco io, perché poi in realtà vivendola dal centro ovviamente non me rendo conto, però evidentemente le periferie torinesi tipo Barriera di Milano, ste robe qua, Falchera, Barriera, sono quelle. A me sul pullman mi tagliarono la borsa effettivamente. Ma sai, però devo dire è una città veramente figa, però è bella. Dai, sì, ma poi c'è il fatto che io non c'ho più la macchina e nemmeno perché te l'hanno rubata, è per quello che c'è. No, però aspetta, lo sai che è successo? La mia ragazza mi ha fatto il regalo per il compleanno l'anno scorso, bicicletta, un mese via, netto, e me l'hanno rubata facile. E è stata la prima volta che insomma ho affrontato questa roba che qui chiamano sharing, non è rubarti la bicicletta, cioè, è sharing inconsapevole, nel senso che tu la compri, infatti, poi... esatto, ma infatti passeggiando qui vicino casa l'altro giorno mia ragazza ha rivisto la sua vecchia bicicletta, vi giuro, e però non può fare niente. Domenica del mese vai al barone, vabbè, la rirubi, no? Non puoi rirubare, ci sono anche però, devi essere bravo a rubarla quanto quello che ti ha rubato, facevo io Claudio, non legittima anche te a farlo.
Sì, però devi essere bravo, perché in realtà è per uso capione, a un certo punto non è più tua. Io prendevo il Cioè, fondamentalmente diventa roba... quello che riesce a tenerla più di un mese, fondamentalmente. Io mi ricordo, io mi ricordo che quando la gente arrivava alla stazione di Pisa, andava al parcheggio delle bici, delle bici della stazione, tagliava una catena, prendeva la bici, la portava sì, perché devo andare a casa, che faccio? A casa o a scuola, e poi l'abbonamento alla tenaglia. E si vedeva, o la prendevi oppure andavi sull'urbano, non pagavi ovviamente il biglietto, e così via, e così via. Insomma, era un grande sistema. Però veramente nelle città di bicicletta grandi, tipo Torino, Milano, io non lo sapevo sta roba, perché a Roma se vai in bicicletta muori dopo un quarto d'ora, però in questa città è normale che tu, insomma, se c'hai la bicicletta lo dai. Infatti non prendono le biciclette nuove, nessuno si compra. Beh, guarda Claudio, qui a Milano hanno risolto il problema facendo una cosa comunitaria, siccome che anche qui a Milano era usanza, allora di conseguenza hanno detto tribù. Facciamo che con i soldi di tutti prendiamo quelle del comune, così potete incularvi quelle del comune. E mo si inculano, capito? Quelle del comune. Si inculano quelle del comune, che poi sono sparite dopo un mese, quindi c'è stata una controinculazione. Sono durate no, io no, Poli. Non so come a Torino, non so come a Torino dalle altre parti, ma qua a Milano ormai si è riempito dei cazzo dei monopazzi. Sì, pure qua. A me me lo piazzano tutte le volte davanti al negozio, porca puttana, il nervoso. Comunque i monopattini hanno un grande problema, che veramente rischi di morire. Sì. È proprio una roba. Cioè io tipo l'ho preso una volta, l'ho preso in due con Martina, e non ho capito come io in questo momento sia qui a parlare con voi io... e ancora vivo. Cioè una roba, gatto. Ti rendi proprio conto che stai a morire, cioè che in ogni momento potete... Bellissimo. Non è un gatto, è un cavallo. Stupendo, scusami Claudio, però io vedo ste cose e impazzisco. No, è pazzesco, fate bene, tanto bello. Guarda. Miau. È proprio il gatto. Questo è il gatto proprio. Questa è proprio la definizione di micio. Questo è bello anche. Sì, generico, il gatto grosso, bellissimo. Comunque se qualcuno vuole degli animali mi scriva, Aia. Che bellezza. Il gatito. Comunque Johnny voleva dire una roba. Che volevi dire Johnny? No, sai cos'è che ho fatto io Claudio? Siccome me le sulavano anche tutte a me a Torino, le firmavo. Firmavo le biciclette e vedevo i passaggi di proprietà, hai capito? Tipo la targa mettevi. Scusami, e quindi hai poi effettivamente ritrovato delle tue biciclette? No, allora una sì, trovate un botto. Una la ritrovai anche tipo nel mercato di Porta Palazzo, no? Che volevo ricomprarla, dicendo, questo non me lo posso scordare. Adesso non mi ricordo come si chiamasse l'uomo, ma aveva un nome un po' strano ed era italianissimo, però. Senti, lo chiameremo Giovanni. La bicicletta è mia. È mia. Quindi fa: no, non può essere tua, non è possibile. È di mio figlio. Ho detto: guarda, Giovanni, cioè la firma mia stampata, gliel'avevo scritta così. Non c'è stato verso. Due o tre giorni dopo, la bicicletta era legata a un palo a 50 metri da casa, Claudio. E aspetta, ed era per te? Non era per me, l'aveva comprato un regalo. E tu l'hai presa però. Era una minaccia. No, non ho fatto l'abbonamento alle tenaglie. C'era un proiettile sul sellino. Esatto. Cioè tu potevi veramente firmarle e le ritrovavi poi su eBay come la bici di Johnny Crick. Cioè ma potevi anche con un certo valore. Ti prendo un barcone. Beh, cioè le firmavo come Johnny Crick, ci scrivevo tipo Francesco proprio con la firma mia, no? E quindi sapevo che era la mia, cazzo, e non c'era verso. Tre biciclette, di cui una 400 euro, che mi comprai una mountain bike fighissima. Sì, ma infatti è quello l'errore però, perché pure quella che mi ha comprato la mia ragazza era da però, 200 euro. Quando uscì Pokémon Go, tutti volevano fare i chilometri, certo. A me serviva una bicicletta bella. Chi ha Pokémon Go, per flexare, mentre andavi a cerca Pokémon. Esatto. No, c'era Milano, ragazzi, intasata pure nei parcheggi dell'S Lunga, porca troia, non si riusciva a parcheggiare perché c'erano sti stronzi con il telefonino. Io dicevo, ho visto Snorlax, io devo parcheggiare. È stato un bel momento quello, veramente. È stato un bel momento. Io ho fatto due serate della mia vita a passare in giro a 100 celle per Pokémon Go, e devo dire che vedevo la gente in giro. Solo due? Sì, poi io, devo un attimo giustificarmi, presi quella bicicletta da 400 euro. Tocca cosa? Si parla di Pokémon Go. Buttare dentro. Pokémon Go, un attimo, bam, eccola. Come si era vestito? Prendi quella bici da 400 euro
Perché sicuro voi vi ricordate quella bici che vi davano con l'Unieuro, quella che era blu con le ruote arancioni sottili. Sì, sì, sì. Ecco, sì. Quella mi incastrai nel binario del tram. No, tu credo, no. Stavo per dire, cioè, con quella fai direttamente tipo Zach Braff in Scratch. Esatto. Vai direttamente dentro una cosa e riesci fuori. Sì, sì. Dove sono stato? Così la ruota. Dove sono stato? Sara, stavamo parlando di Pio 3D, quindi volevamo... Vai, dici un po' la tua un attimo. Ho sentito Fabio Go. Adesso si parlava anche di te, dei tuoi inizi su Twitch, che streamavi in inglese, eccetera. Però prima di Twitch, te sei stata utente attiva e seguivi qualche YouTuber, qualche YouTuber della vecchia scuola, vecchia guardia, Crazy Traffic? Italiani no. Ah, te seguivi, è vero, te seguivi YouTuber Romania, se non erro. Sì, 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 è vero. Sì, Romania, come Romania, Bulgaria, sì, Bulgaria, sì, sì. Est Europa. Vabbè, sì, io non sto capendo se è una gag. Però no, non è una gag. Prova avanti, è vero, è vero. Vero, vero. Ho insegnato, la mia allieva è diventata ormai, può spiccare il volo da sola. Ormai. Capito, cioè, nel senso, non capisci se sta facendo cose. Quindi sì, sì, tu seguivi Romania, Bulgaria e facevi video in romeno. In inglese. Perché so, è abbastanza... Facevi video in inglese... Che tipo di video facevi tu su YouTube? Per i russi, però. Vabbè, famoso Youssef 3D. Che ti stai seguivi perché Romania, Bulgaria, facevi video in inglese per i russi. Sì, poi... Dei no, russi. No, ho i capezzoli ciechi io. E sono dei capezzoli che... No, non ah, vanno tirati un po' fuori ogni tanto, così. Per no, fare... ogni tanto devi ricordargli che... perché sennò io ce n'ho uno solo. Vai, Claudio. Io ne ho uno solo e lo allargo così. Capezzoli ciechi. No, io vedo c'è il contrario. Io mi strizzolo un po'. No, non è, no, ti assicuro, è sbagliato. Devi allargare per farlo uscire. Perché... sì, devi allargare. Come i pori. Col, cioè, io no, c'ho un morbo strano. C'ho un morbo strano per cui quando esco dalla doccia uno diventa super turgido e l'altro rimane normale ed è vuol dire che è morto. Ah, sì, pur io. Sì, è morto. È il capezzolo morto quello. Comunque, aspetta, io stavo chiedendo prima che parlasse dei miei capezzoli, se poi ci facciamo tutto un pub. Sara, che tipo di video facevi tu? Ah, mamma mia. No, no. È andata benissimo, io pensavo che cosa facevi tu su YouTube? No, sono curioso veramente, che cioè, non ho mai erano video di flexing delle penis. Che? Come? Cosa vuol dire? Comunque ci sta prendendo fate spiegare il culo, io mi arrabbio. No, ma ormai è andata flexing delle... Hai detto penis. Veramente una frase che non aveva senso. Se guarda, se scommetti che la sua più intelligente ha capito tutti? Cos'è flexing delle penis? Cos'è? Io no, lo facevo elementare. No, raga, seriamente. La chat i penis. Però, cioè, non avete mai detto i penis? Sì, cos'è i penis? Oddio. Cioè, e quando si andava in palestra con gli altri compagni. Mamma mia, ma le basi di che cosa? Cioè, Sara, ma voi, che cazzo stai dicendo? E voi bazzicate l'internet da quando? D'un euro. Cazzata nera stasera. È entrata veramente a gamba tesa. Io apprezzo molto questa. Sì, ma spiegaci cos'è, le penis. Quando tipo, che ne so, flexi qualcosa perché chi ce l'ha più lungo vince, si dice le penis. No, io no, Pisello Righello si chiama, Sara. Si è sempre Sara chiamato Pisello Righello. Pisello Righello, ma cos'è le penis? Ma che cazzo state dicendo? A Parigi, Sara. Guarda, io scommetto che c'è gente in chat da te che ha capito. Ma non è una prova, se capisce uno su mille. E comunque hai detto quindi che tu facevi dei video di Pisello Righello che non ha senso, che comunque non ha senso. Ma era no, facevo dei video PvP dove ammazzavo la gente. Ah, ok. Di tu che cosa? C'è una Zeb 89 che ce la fa. Cioè, nel senso. No. Di che gioco? Vabbè. Che gioco? No. Lineage 2, che era il gioco su cui ha speso più ore Sabaku. Ha detto che tipo c'è una spesa. Sì, l'ho conosciuto lì, Mike. Ah sì? Cioè praticamente ammazzavi la gente su Meeting 2. Ma come Meeting? No, io Meeting lo giocavo quando ero in prima superiore. No, secondo Cavo 2 Nightcore via. Ma siete pazzi? Lo so, ragazzi, cioè, comunque il miglior gioco della storia. Comunque si diceva in italiano è Pisello Righello. Cioè quando quando fai vedere che c'è il cazzo. Non mai sentito Pisello Righello. Io ho sempre sentito i penis. Però questa mai. Pisello Righello lo dici nel
nella realtà su internet si diceva le penis. Ma perché veniva da un meme? Sarebbe tipo i girls, okay. I penis. Ah, io non, la, io non sapevo né questa né pisello righello. Allora, una petite che carpa la campagna, munge maiali, vestirsi lì. Sì, un... ci sono da fare. Non so, vabbè. Quando è che sei entrato a Twitch tu invece? Ricordami. Non mi ricordo, 12 o 13? 2012. Cosa? Io lo so, il tuo canale è stato creato a maggio 2013 perché ho guardato l'altro giorno un po' di date di creazione di canale. 2013 allora. Però tu ci sono stati dei periodi in cui non facevi stream? Sì, io all'inizio avevo smesso. No, ma ho fatto tipo i primi... Sì, no, ho fatto tipo i primi 6-7 mesi e poi ho smesso. No, perché? Poi avevo smesso tipo per un anno. Ma perché? Perché non mi godevo bene i giochi, perché mi distraevo, okay. E quindi mi distraeva, cioè la chat mi distraeva dai giochi e non... Strano, non lo so, non me li godevo, mai quindi su Twitch, avevo... tra l'altro è una cosa quando è stato creato il canale. Ora come fai, ad esempio? Account age. Ho imparato, mi sono skillata, però all'inizio mi distraevo un botto e non riuscivo a godermi i giochi. Però questo è un trick che chi gioca su Twitch figa dovrebbe dare agli utenti. Come si fa a non distrarsi? Io offendi, tu regolarmente ogni 5 secondi. Cioè, devi questa imparare... cosa piace alla chat? A me sicuramente piace, poi non so se... la chat tua, Sara, però non va offendendo. Punto Sara, Claudio, è che all'inizio, quando hai appena iniziato a fare streaming, no? Che tutto è tipo, oh, figata. Cioè, tu non ti perdi di letteralmente una lettera delle persone che ti scrivono, quindi io stavo lì fissa a guardare la gente che mi scriveva, perché hai il terrore di perderti, perché esatto, poi hai il terrore perché... di non avere contatto e bla bla, okay. Esatto, no, ma perché dai, cioè sei entusiasta di tutto, capito? E quindi non mi godevo i giochi, avevo smesso, però poi piano piano ho imparato a fare entrambe le cose. No, poi a un certo punto c'è il cervello che ragiona in due emisferi diversi, sì, esatto, cioè... dopo impari, sì, esatto. Sì, sì. Quelle due volte che l'ho fatto veramente, ma per cazzarà, cioè io veramente stavo proprio soffrendo e sudando come un pazzo. Johnny Crick, veramente devi stare, cioè, dietro a 12.000 cose. Ma cosa perché sudavi? Era un boss difficile? No, assolutamente no, era molto più semplice così. Cioè, io non ero capace, la gente mi metteva pressione, ansia, e io non sapevo se seguire il gioco o la gente. Loro si divertivano, io no. Twitch è complicato per quello, perché ovviamente ti distrai. Con il gioco sto Roberto ha appena fatto le penis su di te perché è andato su un sito tipo da hacker, non so come cazzo. Ma è Twitch Tracker, per controllare le date di nascita dei canali, e il suo canale è stato aperto oltre un mese prima del tuo. Quando cambia tutto. Pisello Righello. Sara è 30 aprile, io 23 marzo. Guarda tizio qualunque. Sta nello stesso periodo più o meno. Guarda anche me, perché mi sa che io l'ho creato un botto prima, ma non l'ho mai usato, ovviamente. Fino a settembre, allora fa vedere un po'. Allora, scusate, facciamolo provare. Yes. Tanto su Twitch Tracker, ragazzi, ma vedi che anche Power ce l'ha da tantissimo. Power l'aveva aperto prima ancora, però poi non aveva mai streamato. Ho visto Poli. Posso dire una cosa fuori contesto? Edo, te a Milano Games Week mi hai firmato lo zaino, ma non te l'ha chiesto nessuno. Ma hai rovinato lo zaino. Ma che è di qualità adesso? Vale di più un coglione. Vedi che non capisci un cazzo. Cosa la voleva? Ma com'è andata di preciso? Questo. Non lo racconti? Sì, no, immaginavo. No, io ero lì, mi stavo facendo i cazzi miei, mi fa Poli, ti faccio la prima, ho detto, Edo, non serve, Poli, tira fuori un pennarello, io sento che fa cose, poi arrivo a casa, monto tutto quanto, guardo lo zaino, c'è una scritta di Matteo con il cerchio del cazzo, ma che cazzo la voleva? Vabbè, sei stato fortunato. Comunque, aggiornamento dell'ultimo minuto, il tizio qualunque fa le penis su tutti, perché lui è nato il 23 febbraio 2013 su Twitch. Aia. 23 febbraio. Lui è nato proprio il 23 febbraio. Sì, portati benissimo. No, comunque, raga, tutti in quell'arco di tempo l'abbiamo scoperto. Puoi modificare comunque la qualità video se clacchi. Ma non si vede bene. Con nero su nero e ti lamenti pure. Ma che è di diavolo questo? Sara, l'hai fatto il raid? Cosa? Hai fatto il nuovo raid? No, scusate. No, dai. Te alle 5 del mattino stavi raidando. Io mi sono scordato di loggare su Genshin ieri, porca puttana. Il raid nuovo di Warcraft è uscito 2 giorni fa. Ah no, ma va. Io mi sono scordato di loggare ancora su Genshin, ragazzi. Sono 67, tipo. Ah, yeah. Devo scaricarmelo sul cellulare per loggare. C'è Genshin in italiano, non c'ho tempo per World of Warcraft. È bello il gioco di carte di Genshin. Ma tanto bellino, Ma ricorda molto Runeterra. Non lo so, io sto capendo che quel gioco è un casino, cioè veramente un
bordello, perché ci è molto più astratti di quello che sembra, vedi? Lo so, io mi arrampio dappertutto come un montone, non ce la fa più. No, un montone sta. Il gioco delle waifu. Sì, però è divertente, cioè Suca. Ti rilassa. Allora, sono così visto che ci sono un sacco donato 500 visto che ci sono un sacco di gamer in questa live, allora ve lo dico, io l'ho scaricato, è bellissimo, dovete portarlo sul vostro canale Twitch. Portando cosa? No, sai cosa hai fatto? Porti letteralmente cosa? Gas Station Simulator. C'è già stato il periodo quest'estate, Simo. Ah, ok, vengo un po' in ritardo, però sì, c'è stata già la wave, ragazzi, altro che Genshin Impact. Ma più che altro dovremmo tutti partecipare al format più bello di Twitch in questo momento. Pokémon quali Iron Man League. Poli. No, quell'altro. Iron Man League. Non c'è niente, sto Dario Spiene, sto pazzi. Allora annunciamo finalmente la puntata speciale. Non farò dai, finalmente. Ma come no, hai fatto pure ricerca prima in chat, non... Allora, ho detto che quella lì con gli ospiti speciali, se vinco la seconda edizione la faccio. Cosa vuol dire se vinci la seconda? Se vinco la competizione dove c'è Nanni, eccetera. No, non fare il furbo. Vendimi un sogno. Il mio sogno è questo. Ah, come diceva Ennio Doris, che meno male, sì, no, che meno male. Allora, il sogno è questo: io ho detto, facciamo una puntata. Perché il Polyquid Down chiama concorrente anche della chat, una cosa, è uno spin-off, diciamo. E Polyquid, ho detto, facciamo una puntata speciale del Polyquid Down con concorrenti con la sindrome di Down. Ah, è vero, sì, ti prego, fallo. Sì. Bellissimo. Perché qual no? È il problema? No, ragazzi, sarebbe una bomba. E ho detto tutte le donazioni, tutti gli abbonamenti si donano in beneficenza. No, non è una cosa stupenda. Per noi, dai, no, bello, sono più forte o no, cazzo? Sì, no, ma non solo. Mi è venuto un sogno, ma mi è venuto un sogno che mi farebbe un botto ridere, perché diciamocelo, farebbe ridere. Cioè, di questo ma anche così. Loro lo sanno. Cioè, quando fanno dei video con Lundini e quando fa... Edo, quando fanno i video con... No, perché ti spiego, vabbè, Dario, la reference più alta ce l'abbiamo con i Pils. Esatto, i Pils, ma anche Lundini che ha lavorato. Loro sono stra in fissa per queste robe. Esatto. Non si prendono sul serio manco loro, cioè, fanno teatro, cinema, chiama, ci sono veramente, si può fare di tutto. No, e poi è un modo facile per fare un sacco di soldi che aiutano un ente. Non lo può fare. Sotto Natale, poi tra l'altro sarebbe bellissimo. È timorato. Sotto Natale, bravissimo. Ma è timorato. Data sotto Natale mi sa che sta con fede. No, dai, questo no, Nanni, però. È per il cost. Ah, per il cost. Per il cost. Ah, è vero, è vero. Edoardo, perché non ridi? No. Tra l'altro ti posso fare da cost, ti faccio da cost io. Ragazzi, abbiate pazienza, ma a me la mia metà deve dormire, perché sennò io sono proprio in mezzo alla stanza. Cioè, ce l'hai nel letto tutto il tempo che vuole dormire, sta così. No. È di un primo piano. Sicuramente ci sarà una, esatto. Ci sarà una, arriva una bastonata così all'improvviso. Vabbè, vai Johnny, dopo riframe. Ciao Johnny. Grazie a te. Ciao Johnny, mio padre Johnny, il fondatore di Melagodo Johnny. Cost del Poly Beatdown, sì, Matteo, sempre uguale. Ciao ragazzi. Ciao Johnny. Comunque, poi, a parte gli scherzi, ci sono un sacco di associazioni che fanno questa roba qua, un sacco di attori teatranti con la sindrome di Down che non vedono l'ora di fare una roba del genere, e che e secondo me sarebbe da fare una puntata speciale, e ci ridi su e intanto raccogli i soldi e via, butti dentro. No, infatti io concordo che è una bellissima cosa. No, io pure sono totalmente questa cosa. Ma io sono serissimo, ragazzi, sono serissimo. No, io sono mega serio, e poi non scapparci il riso perché è una palla curva, no, però no però poi aspetta, la prima cosa che è stata detta è che farebbe un botto ride, ed è anche un modo per attirare più pubblico che poi dà più soldi, quindi, e poi anche sdoganare, diciamolo un po', sdoganare il tutto, perché ancora c'è come se non si potesse scherzare o fare robe, fare format con questa roba, dai. Ma io ho una domanda, magari non solo in Italia ma nel mondo, ma esiste uno streamer con la sindrome di Down? Questa è un'ottima domanda. No, c'è il mio TikToker preferito, però non so. Ah, certo, spero, io pure ce n'ho uno, però non mi ricordo come si chiama, però King of Farts.
Sì, ah, beh, ah sì. Ho capito. Conosco, lo conosco. Il più forte. Lo conosco. Il più forte. Me l'avevi fatto vedere. Comunque, oh, devo ringraziarti, Dario, perché questa sera ci ho avuto più feels oggi che non... Vabbè, sì, anche perché abbiamo affrontato. Non solo è feels la situazione, ma abbiamo affrontato argomenti feels. Quindi c'è proprio sì, un. Molto. Feels molto, al quadrato. Da brividi. Non c'è. Oggi ho trovato la loro carta, farlo. Quella dei peni roulette. Ah, sì. Bellissimo. Eccolo qua. Bellissimo. Cioè, però non ho trovato quella. La laminata, sto rosicando il botto. Laminata! Aspetta. Laminata. Sì, io tra l'altro sono totalmente ignorante della, insomma, della lore prima. Delle carte di Dario. Sarei curioso di sapere la rarità della carta di Fancazzisti. Oh, no, è rara. Allora, questa... cioè, immagino sia rara. Eccola, però non so quanto è bella. Questa è la ultra. Mettiti grande, Dario, mettiti grande. È bellissima, molto grande, ma era per più che altro per loro. Sì, questa Ola è fighissima. È tra l'altro, ho scoperto, perché non lo sapevo, Dario, che praticamente tutte le tue carte messe in fila nell'ordine giusto formano una storia. Sì. E sta cosa è geniale, cioè veramente. Infatti, questa qua è la prima della narrazione vostra. Questa è la seconda, che è, questa è la carta dedicata a Chat Roulette, una roulette russa. Esatto, quella oggi ho trovato. Quei cazzi. Cioè, io poi col pizzetto l'orecchino. Ricordo benissimo, e tu lo sai perché eri venuto a casa mia più volte, che nel mio computer c'era una cartella con scritto peni, perché tipo, io dovevo censurargli ovviamente i peni che incontravo su Chat Roulette, quindi erano tutti raccolti in una... Tutti là. Ecco, ah, c'è anche questa, bella. Sì, sì. Molto bella. Questa non ce l'ho. Siete voi solo, sì, io queste qua le ho tutte. Le belline, non si può dire che è brutta la belline. Le belline, non si può dire che è brutta. Le belline. Orazio Pinzosi, cazzo. Ops, ero sparito però. Sì, vabbè, no, è proprio stato un lavoraccio, però sono veramente felice di come sta andando. Ma a proposito di progetti che stiamo perseguendo al di fuori di Twitch, c'è Claudio che sta mandando avanti qualcosa. Che cosa? Che cosa? Tra l'altro è una roba che non ha senso, ma tipo sto a 70... Allora, c'è un Kickstarter vai. Per Alexia, che è il mondo fantasy magico che sto portando avanti. Cercate il mondo di Alexia e c'è un Kickstarter che è quasi arrivato al suo... no? Al suo coso, che sono 80.000, siamo a 70.000, mancano 12 giorni. Ce l'abbiamo praticamente quasi fatta. Io ho praticamente finito di vivere, è finita. Però sta andando molto bene. Abbiamo fatto anche un gruppo Telegram con tipo 1000 persone che già stanno in Claudio, categoria. Claudio, questo è il tuo primo Kickstarter. La tua vita finirà nel momento in cui si chiuderà il Kickstarter. Te lo dico, io sto ancora morendo. Prego, per il Kickstarter te prego, non mi di un anno e mezzo fa. Tu non hai appena iniziato la tua condanna a morte. Il Kickstarter è devastante. Però ti posso dire che la paraculata è che non ho fatto tante robe fisiche. Ah ok, quello GG, quello è una buona cosa. Quello è una buona cosa. Comunque andate a cercare il mondo di Alexia, perché è una cosa molto figa, secondo me, insomma, l'ho fatta, quindi sicuramente, però sta andando bene, sono molto molto felice. Che poi non è il tuo primo, grazie Isabel, non è il tuo primo Kickstarter, cioè ti ha fatto... No, non è il mio primo Kickstarter, però il primo Kickstarter che feci, e tu lo sai bene, fu Dylan Dog nel 2013, quando le persone non sapevano nemmeno... Vittima degli fosse. Eventi. Oh. Non sapevano nemmeno... Io c'ho ancora il DVD, Io pure. Ma tra l'altro è recuperabile il film di Dylan Dog. Sì, sta su YouTube. Ragazzi, io vi saluto. No, aspetta, saluto tutti perché abbiamo finito. Che bravo. Io in realtà volevo fare un regalo a te, a tutta la chat. Vai. Perché è arrivata una persona. Molly, qui, però non vuole venire. È arrivata una persona in studio, però non vuole nemmeno venire a di ciao. Chi è? Un regalo a tutti. Non vuole venire a di ciao. Che sorpresa è? Ci ho provato, ma prova anche tu a... Ma chi è? Dimmi chi è. Vieni, chi è? Io 3D. Si può fare. Un saluto. Un saluto. Dai, un saluto. Ciao. Allora, è una donna. O è più 3D? Alexa. Con una voce molto acuta. È più 3D. Chi può essere secondo te? No. Serena. Entra. E oggi ho parlato di te con Serena. Ma come cazzo hanno fatto in chat? Ma guarda che spam. Pazzesco. Ma come avete fatto? Serena, vieni a fare un saluto. Dario, oggi ho parlato di te con Serena. Stamattina. Oggi una chiamata di lavoro importante. Le hanno detto: abbiamo sentito gli audio che Dario ha riprodotto in live. Molto divertenti quegli aneddoti. Serena, ma come fai col Darione? Ma come cazzo, ormai è proprio devastata. Serena, ma chi era Mario Sturmiolo questo? No, una era
sembrava un po' Mario. Sembrava Mario. Serena, un saluto, dai, un saluto. Non viene nemmeno a dire ciao, è incredibile. Serena, io torno a dormire, vabbè, Serena. Serena, dobbiamo andare a letto, Serena. Ciao, allora ringraziamo Rob e Rob Forchetta e Simone, ringraziamo il tizio qualunque, ringraziamo Massimo, Emanuele, Claudione, ricordatevi Kickstarter, mi raccomando, poi ringraziamo Dark Andros, Curo Lili, Poli, poi Riso che se n'è andato e Nanni che è scappato e Johnny Crick. Johnny Crick. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao Serena, ciao Serena.